piscina quasi svuotata. Adesso la puliamo, la svuotiamo ancora e basta. Perché abbiamo deciso di cambiarla, di prendere una più grande, più alta. Questa qua è troppo piccola. Porta giù anche l'antizanzara di sale, che devo pizzare. Carta igienica arrivata. Ho preso questo qua da 90 rotoli a 39, mi sembra, non mi ricordo se è 40. Comunque questa confezione qua. È arrivato il tiragraffi nuovo. Adesso lo apriamo, vediamo com'è. Allora. Quanti pezzi! Lui diventa pazzo, pazzo! Adesso devo montarlo. Manca solo il pezzo in alto da montare. E poi ve lo faccio vedere tutto. Spoilerò già questo. Che carino! Vediamo cosa fa. Abbiamo completato i tiragraffi. È altissimo, più alto di me. Adesso voglio vedere cosa fa Budino. La reazione del nuovo tiragraffi. Comunque non va bene lì, va messa nell'angolo. Nell'angolo o lì. Solo che lì c'è la lampada troppo lunga e non va bene. Se no va messo anche lì. Dobbiamo capire dove metterlo, perché questo qua ci starà poi il mobile, perché non... Ma no, mica possiamo... Solo queste, basta. Dai, bimbo, entra! Dove parlavo? So che mi mette lì dentro un po' di bagatto. Devono ancora ambientarsi.
a capire che cos'è sta cosa grande. Scusa, devi venire qua, non devi andartene via. Ma dove vai? Sulla scatola. Che bello alto, sono 2 metri di tiragraffi. Questo costava 92 euro, ma io l'ho pagato sui 72 perché c'era lo sconto su Amazon. Qualità ottima. Invece la spedizione è stata veloce perché ci ha messo 3 giorni, mi sa. O 3 o 2 giorni, non mi ricordo bene. Comunque direi che per il momento gli piace a tutti e due. Adesso vede che è alto e si cagano sotto. Poi quando è, si lanciano. Bimbo. No, ce l'ho messo io. Adesso vediamo come scende. Anche per là ce l'ho messa io. Devono ancora abituarsi, secondo me. Adesso qua devi farli, capito? Qui devi farlo. Uè, gattone! Vediamo se scende. Madonna! Si è lanciata! Il giorno dopo direi che gli piace molto perché stanno facendo le unghie su un nuovo tiragraffi. Budino, sempre che dorme o qua o sotto lì, fa un po' un po'. Meno male, almeno lo usa. Lo stai sfruttando. Bravo, bimbo, bravo. E poi Perla, ogni tanto o sta su in alto che gli piace stare in alto, giusto? Gli piace stare in alto, bimba. E poi c'è questo che non l'ho fatto vedere, ma la pallina è quella che suona. E c'ha le orecchie in tutte e tre. Però direi che gli piace, specialmente Budino che non la smette di pigliare la palla per rompermela, che quella deve anche durare, però dato che è alto, sono 2 metri qualcosa, perché a me mi arriva più o meno fino a qui la mia altezza, è alto, loro gli piace stare in alto, infatti toccano quasi il soffitto e gli piace stare in alto. E questo è il regalo che io ho fatto dopo un bel po' di mesi perché volevo un antiragraffi alto, ovviamente pagato poco ed è molto comodo perché così quando hai, diciamo, vabbè, io ne ho due, comunque quando hai più gatti qua ne stanno due, che questo è molto comodo, è molto bello. E poi vabbè, anche lì o anche qua dentro, lì sotto. Adesso loro hanno fatto. Stanno provando a fare le unghie perché si devono ancora abituare. L'unica cosa che gli piace secondo me di più è l'altezza. Infatti gli piace stare in alto. Come vedete, sono in alto. Gli piace stare lì. Ed è bello. Sono soddisfatta nel mio acquisto. E ve lo consiglio perché è fatto bene ed è, diciamo, duro. Molto morbido, c'è grigio chiaro e grigio scuro. Io l'ho preso grigio chiaro perché mi piace di più così che grigio scuro. Grigio scuro secondo me non andava bene anche per il fatto del muro, perché io ho il muro, diciamo, grigio con i brillantini,
Non so se si vede. Comunque, lui l'ho preso così. Per cui, come ci sono anche gli sconti, dipende se avete la possibilità di comprarlo subito, avete lo sconto anche del 20%, oppure c'è a prezzo pieno o altri sconti. Dipende ovviamente il giorno in cui lo dovete comprare, perché ogni tanto Amazon fa così. Fa, diciamo, un po' gli sconti, un po' no. Comunque, direi che gli piace. Per il momento resta qua perché non abbiamo i mobili della sala, per cui per il momento resta qua. Però, ovviamente poi sarà spostato e vedremo dove metterlo. Per adesso. Comunque è molto grande. Non volevo spoilerare un po' la casa, ma è difficile, specialmente se devo far vedere le cose. Ciao, bimba! E niente, adesso arriveranno altri pacchi di Amazon e ve li farò vedere. Questo è il primo regalino bello grosso che gli ho fatto loro. E poi vediamo. Anzi, per Natale direi che sono a posto. Gli farò massimo un altro regalino per Natale per scartare i regalini. Ma non so se loro sono come i cani che scartano i regali. Comunque, direi che gli piace il regalino che gli ho fatto. Lui ha quasi 7 mesi, è diventato talmente lungo che non so neanche, non ci sta neanche dentro. Cioè, ma si può, ma si può. Lei invece sembra piccolina, però ovviamente deve ancora crescere, sia lui che lei. E niente, sembra un leone, perché talmente ha solo 7 mesi che sembra un leone enorme, gigante. E vabbè, intanto aspettiamo che arrivano gli altri pacchi. Eccolo, è arrivato l'altro pacco che ovviamente Budino ci è seduto sopra. L'ho un po' aperto perché ovviamente non devo far vedere l'indirizzo. Però se magari Budino, ok. Siete disposti? Abbiamo questo. Ah. Ups. Questo che è quello la maschera peel-off che avevo fatto l'altra volta, l'ho ricomprata, però questo è l'aloe vera, ci sono due pacchi ed è ottima per i piedi, per i calli, per cui ho preso questa qua, che ovviamente vi farò la recensione con un video di come si usa. Poi, questo è il kit per la fontanella, questo qua, perché lì c'è il filtro. E ovviamente, grazie Budino, ho preso questo che è il kit per la fontanella, cioè sembra 14 pezzi. Poi ho preso telecamera per il balcone, per essere protetti. Ovviamente, non si sa mai il giorno d'oggi. Un'altra telecamera per l'interno in casa, così almeno posso controllare tutta la casa. Ce n'ho già una, ma dato che ne devo comprare altri tre, sia anche per il giardino, allora per sicurezza meglio comprare le telecamere. E sono già due. E poi, cos'è questo? Poi ho preso questo che è l'oscurante per i vetri, sperando che funziona. Questo qua. Sì, la luce fa cagare perché è nuvoloso e piove e non si vede tanto bene. Comunque questo è il coso per l'oscurante per i vetri, per non vedere dentro. Non so, vi farò sapere se va bene. E questo è il mangiare per i conigli.
che adesso non so se riesco ad aprirlo con una mano. Comunque è il cibo che compro tutte le volte su Amazon. Questo è il mangiare per i conigli. Budino, spostati. Questo qua sono 10 kg di pallet. Questi qua, fatti. Io, dato che mi sto trovando bene, ogni volta prendo questi. E questo è quello che ho preso su Amazon. Totale mi sembra sui 100, quasi 200 euro, compreso il tiragraffi. Queste sono le cose che ho preso. E Budino sta facendo casino, come sempre. Ovviamente. Offro uva da gatto, l'uva da gatto. Vuoi l'uva da gatto? L'uva da gatto? Mi piace entrare nelle scatole, il mio bimbo. Vero bimbo? Mi piace entrare nelle scatole. Cioè, ma si può. Ma si può, 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 ma si può avere un gatto così? Ma si può? Vuoi entrare pure dentro te? Ma non ci state in due, bimbo. Ah, gatto.